tutta la giornata, è stato comunque un ottimo campo di gara, come lo è stato anche nella prima gara trio e durante il Memorial Paolo Dalla Oglia. Piediluco ci regala sempre comunque delle condizioni di regolari per tutte e otto le corsie. Intanto siamo già sulla finale B del singolo senior maschile, ci sono 5 atleti in gara, in acqua 2 Alessandro Laino, Fiamme Gialle, in acqua 3 Matteo Macario, Moltrasio, in acqua 4 Francesco Cardaioli, Padova, in acqua 5 Filippo Mondelli, Moltrasio, e in acqua 6 Fabio Vigliarolo, Lario, Canottieri, Lario. Sì, questa è una finale B dove Cardaioli potrebbe avere la meglio sugli altri equipaggi, ma in ogni caso vediamo che già da subito in acqua 3 Matteo Macario insieme a Alessandro Laino cercano di prendersi la testa di questa gara. Di sicuro i singolisti sono nella finale A, che vedremo tra poco, dove ci sarà una bella lotta per la medaglia d'oro con Simone Raineri. Anche la finale A, Simone Venier, Domenico Montrone, Luca Rambaldi, sì, Agamennoni, Mumolo, sono questi i nomi della coppia italiana. Stanno cercando di mettere su un quattro di coppia competitivo per gli europei. Ricordiamo che il quattro di coppia è stata una barca dove l'Italia ha puntato molto per i giochi di Londra, ma non si è andati oltre la undicesima posizione, una posizione un po' troppo stretta per dei nomi così importanti come erano appunto Simone Raineri, campione olimpico, medaglia d'argento. Poi all'epoca, cioè l'anno scorso in barca, c'era anche Francesco Fossi, che oggi invece in doppio con Romano Battisti, Matteo Stefanini, quindi tutti ragazzi importanti, tutti ragazzi molto molto preparati e molto forti, che purtroppo non riuscirono ad andare oltre l'undicesima posizione. Oggi si sta cercando di mettere su un quattro di coppia, l'abbiamo visto già al primo esordio al Memorial Dalla Oglia con Simone Raineri capovoga, con Montrone, Stefanini e appunto, come diciamo, tutti i ragazzi giovani. Però c'è su una bella barca, c'è su la volontà, e dopo questi ragazzi ci si mettono in singolo, vediamo cosa faranno. Raffaello, tu che hai seguito con Marco Lollobrigida, che saluto, a Londra 2016 le evoluzioni azzurre, che chiave deve essere letta l'Olimpiade di Londra? Cioè, non si poteva fare di più, si poteva fare di più, è stata una delusione, è stata comunque un buon risultato visto quello che avevamo a disposizione? No, secondo me avevamo una squadra fortissima con atleti fortissimi, purtroppo credo non preparati nella giusta maniera, cioè è stato un errore di preparazione, perché l'unico equipaggio che ha centrato la medaglia era un equipaggio che si è allenato a casa. Quindi, come poi dopo largamente i giornali hanno potuto dire, l'equipaggio degli esclusi o l'equipaggio hanno fatto tutto da sé, e quindi sono andati poi in continua ascesa fino alla medaglia, che è stato un risultato eccezionale. Purtroppo la squadra, il resto della squadra non è riuscita ad andare bene. Si parlava di preparazione, si parlava soprattutto di programmazione, forse è venuta a mancare un po' nella programmazione, perché i ragazzi si erano allenati tanto bene, probabilmente non con una programmazione ben mirata, quindi probabilmente quello è venuto a mancare. Speriamo che questo meeting e tutti quelli che verranno dopo servano proprio ad arrivare al momento giusto, sia come forma che come equipaggi, come mix di atleti all'interno di un equipaggio nel modo giusto a Rio 2016, ma manca talmente tanto che sembra davvero prematuro parlarne. Parliamo di agosto 2016, quindi sì, manca 3 anni e 3 mesi. Sì, manca tantissimo. Oggi dobbiamo vedere a
breve scadenza, quindi iniziamo a guardare la condizione di questa squadra per quelli che saranno gli appuntamenti della stagione, quindi mi riferisco agli europei nel fine mese a Siviglia, per poi vedere Lucerna è il vero banco di prova dove si vede la condizione reale degli equipaggi prima dei campionati del mondo, che poi l'appuntamento più importante, dove comunque si assegnano le medaglie, i titoli mondiali, che ci saranno appunto i mondiali quest'anno a fine agosto in Corea. Ultimi 500 metri di questa finale B del singolo senior, con Filippo Mondelli in testa con più di 5 secondi su Matteo Macario, in terza posizione Alessandro Laino, dunque Filippo Mondelli in acqua 5 davanti a Matteo Macario in acqua 3, Alessandro Laino in acqua 2. Ci avviciniamo alla fine di questa bella giornata, soltanto chiaramente dal punto di vista sportivo, perché sicuramente non è una bella giornata dal punto di vista climatico, fa freddo e piove qui a Piedilupo, con le ultime due gare che seguiremo dopo questa finale B. Ci saranno due gare che assegneranno medaglie, che sono il singolo senior maschile finale A e il singolo senior femminile, gara con la quale chiuderemo il nostro collegamento da Piediluco. Intanto Filippo Mondelli va con naturalezza e in scioltezza a vincere questa finale B del singolo senior maschile, con più di 5 secondi di vantaggio. Adesso ne aveva 5 su Matteo Macario, adesso ha ancora guadagnato nei confronti dell'avversario. Sì, in scioltezza la sua gara, ormai decisamente al comando. 7:25 e 76 per Filippo Mondelli, e Matteo Macario in seconda posizione. Soddisfazione per lui, è bello vedere comunque anche vincere una finale B ed esultare. Il canottaggio è bello per quello, perché comunque ci regala anche questa emozione. Un atleta che vince una finale B ed è soddisfatto, questa è la bellezza di questo sport. Chiude in terza posizione Alessandro Laino, e poi andiamo a rivedere l'azione di Filippo Mondelli, che taglia il traguardo per primo. Eccolo qui il tempo di Filippo Mondelli, 7:25 e 76.